Buongiorno, Biblioteca Sandro Penna. Il libro di oggi? I ragazzi della Nickel di Colson Whitehead. Mondadori. Sì, rimanga in linea. Siamo in America, in Florida, nel Tallahassee, anni 60. Cominciano i primi movimenti per i diritti civili della popolazione nera. I discorsi di Martin Luther King. Elwood Curtis è un ragazzino nero, abbandonato dai genitori e cresciuto da una nonna coscienziosa che desidera per lui un futuro tranquillo. Elwood è educato, gentile e bravo a scuola. Notato dal professore di storia, gli viene proposto di frequentare un college per studenti meritevoli. Il primo giorno di scuola, alla bicicletta mal ridotta di Elwood si rompe la catena. E lui, preoccupato di arrivare tardi, fa l'autostop. Non può prevedere che l'auto nella quale sta salendo sia una macchina rubata e che lui, ragazzino ancora incapace di guidare, sarà accusato del furto. Elwood non arriverà mai al college e sarà invece condotto alla Nickel Academy, riformatorio durissimo, la cui missione è provvedere a un'educazione fisica, intellettuale e morale, così che il piccolo delinquente possa diventare un uomo onesto e rispettabile. Questo, sulla carta, perché la Nickel si rivelerà un vero e proprio labirinto degli orrori. Colson Whitehead parte dalla storia per approdare al romanzo. Scritto magistralmente e vincitore del premio Pulitzer 2020, Colson Whitehead ci racconta non solo la storia di Elwood, ma anche quella di tutti quei ragazzi sepolti nel cimitero segreto e dimenticati dalla storia, esplorando così uno degli angoli più bui del proprio paese. Anche da morti i ragazzi portavano guai. Il cimitero segreto si trovava nella parte settentrionale del campus della Nickel, in una zona coperta di chiazze d'erba incolta, tra la vecchia stalla e la discarica. La scoperta dei cadaveri fu una costosa complicazione per l'impresa immobiliare che aspettava il via libera dallo studio ambientale e per il procuratore dello Stato che aveva da poco chiuso un'indagine sulle storie di maltrattamenti. Adesso doveva aprirne un'altra per stabilire l'identità dei defunti e le circostanze della loro morte, e nessuno sapeva quando quel posto della malora avrebbe potuto essere raso al suolo, ripulito e cancellato dalla storia, cosa che tutti auspicavano da tempo. Ciao e al prossimo appuntamento con Segna il libro.